E benvenuti a una nuova pillola qui su Rocker TV insieme a me che sono, c'è scritto anche sulla maglia, Mario Riso. Allora ragazzi, oggi voglio parlare di un disco al quale sono particolarmente legato, perché questo disco si chiama Passaporto. Io ho scritto un sacco di canzoni negli anni e le ho portate all'interno dei miei progetti come Risophonic, come Movida, ma ce n'erano tantissime altre che erano rimaste nel cassetto. Io da sempre suono chitarra, basso, male, però mi cimento a scrivere le canzoni e poi a condividerle. Questo disco Passaporto altro non è che un documento d'identità nel quale ho raccolto tutte le canzoni che avevo nel cassetto, alcune pubblicate, moltissime altre no, dal 1983 ad oggi. Pensate che c'è un brano dove addirittura canto e ce ne sono tantissimi altri strumentali dove la parte tecnica più virtuosa viene fuori. Ce n'è uno al quale sono particolarmente legato che si intitola Made Runner, perché porta il nome della mia prima band metal degli anni 80 e quindi all'interno di Made Runner ci sono dei momenti di musica che raccolgono un po' tutta la mia storia musicale e artistica. Abbiamo fatto anche un bel vinile di questo disco Passaporto e infatti se volete potete scrivermi in privato, contattarmi e troveremo il modo sicuramente di farvelo avere. Per cui arrivando alla parte musicale c'è un brano appunto Made Runner nel quale io mi approccio con una cosa che viene definita poliritmia, cioè un ritmo su un altro ritmo, il 3 nel 4 o il 4 nel 3, a seconda di come lo si pensa. È un ciclo questo per il quale si comincia insieme e dopo 12 quarti, nei quali insomma succedono diverse cose, si ritorna insieme. Ma per farvelo capire e per farvi soprattutto ascoltare come suona questo e come viene pensato, parto dalla terzina base con una mano, un colpo di mano e due di cassa che vanno a chiudere i tre colpi. Andiamo e lo facciamo insieme. Se io metto la mano destra insieme al rullante, penso alla terzina esattamente come la state ascoltando. Dove arriva la magia del 3 sul 4? Dal momento in cui io continuo a eseguire la terzina con la mano e il piede, ma penso in realtà in quarti e in sedicesimi la mano destra. Quindi che cosa succede? Ve lo faccio sentire subito. Quindi sentiamolo in terzina e poi sentiamolo in sedicesimi. Ok, se poi sposto questo esercizio e lo faccio diventare musicale sui tom, diventa che la terzina, il colpo di mano sinistra va sul primo tom e il secondo sul timpano, quindi. E per finire aggiungo il rullante dividendo in due quarti la mano destra, il primo quarto sullo stax che fa questo appunto e il secondo sul rullante. Sentite come va a incantrarsi la ritmica. E adesso, se dalla regia sono pronti, manderei il brano in questione, piccolo estratto all'interno di Made Runner del 3 sul 4. Beh, ragazzi, direi che per la pillola di oggi è tutto.
Vi do appuntamento alla prossima. Io sono Mario Riso, questo è Rocker TV. E andiamo!